10 ore di pallacanestro per ricordare. 10 ore di pallacanestro per ricordare Claudio Dallara, prima di tutto un nostro amico, poi un nostro compagno di tante avventure cestistiche. La terza edizione, a 2 anni di distanza dalla sua scomparsa, è testimonianza viva che lui, anche se non c'è fisicamente, c'è vicino sempre, e questa nostra manifestazione la vogliamo sempre ogni anno migliorare per ricordare prima di tutto, come ho detto, un amico e poi un grande appassionato di pallacanestro. Quest'anno abbiamo inserito anche la cena finale, perché Claudio avrebbe voluto così, e quindi la proroghiamo fino a mezzanotte davanti al Firenze per chiudere in allegria un momento di ricordo di un nostro caro amico. E poi io lo ricordo perché abbiamo arrivato assieme. Sempre. Tanto che vogliamo presentare le nuove maglie della Valtarese? Sì, l'occasione odierna è per presentare le nostre due maglie delle nostre prime due squadre maschile e femminile, a testimonianza dell'unione delle due società che è avvenuta l'anno scorso e che quindi ha dato vita a un unico sodalizio. Questo, dopo 65 anni dall'arrivo della pallacanestro a Borgotaro, testimonia l'unità di intenti e la volontà di lavorare soprattutto per le giovani generazioni che saranno poi il futuro della pallacanestro, un domani i prossimi dirigenti.